Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, stasera video acquisti regalini di Natale. Ne ho alcuni già belli tutti insieme, sistemati, e altri random che ho buttato in una bella bustina. Catapolto la bustina e vediamo cosa c'è. Ho rotto qualcosa, vediamo cosa c'è qua dentro. Così dopo le ributto qua dentro, mi è più facile metterli a posto dopo. Allora, random. Allora, della seta blu ho acquistato gli herpes patch protettivo. Vabbè, sono quei tondini da mettere sull'herpes quando esce, che aiuta sia a evitare il contagio da altre zone del viso e sia poi a combattere l'herpes e a farlo guarire prima. All'interno ci sono 7 pezzi. È un made in Italy. Mi piacciono molto i prodotti della seta blu. Poi, ancora seta blu. Cerotti per vesciche invisibili e impermeabili ultra sottili con sostanza idrocolliade. Non lo so. 4 cerottini. Possono sempre essere utili, questo me li ha presi mamma come quelli di prima. Li metterò da parte perché quest'estate con le scarpe aperte. Yuppie! Poi, ancora seta blu. Questi invece sono patch cosmetici. No, ho fatto un'acquistata di seta blu esagerata. Sono patch cosmetici per pelle a tendenza acneica con impurità della pelle. Con comodo applicatore unisex, sono quei patch piccini da mettere sul brufolino per un minimo di 8 ore, un massimo di 12 ore, dopo vi va a seccare il brufolo e quindi dovrebbe guarire prima. Poi, ancora seta blu, questa l'avevo comprata, e stava già aperta perché la volevo provare, mi serviva però più dura, questa è morbida, comunque gratta abbastanza, non tantissimo. Ne volevo una più dura per utilizzarla sulle unghie dei piedi che di norma sono un pochino più strong, però quando la confezione era chiusa non riuscivo a capire com'era e vabbè, fatto per 1 euro, possiamo provare. Male che vada la utilizzo per le mani e così sarà. Poi ancora seta blu. A 2,50 euro ho comprato questo pennello, voglio far vedere, è ultra, a parte che è viola quindi è carino. Allora, come si chiama? Makeover? Non c'è un pennello makeover, no. È un pennello a setole ovviamente sintetiche, dal colore, secondo me è bellissimo, è di quelli là super fitti. Oh, che bel rumorino! Ed è tagliato, non so se si vede, sì, eccolo qua, in diagonale. L'ho pensato per, ovviamente per i prodotti in crema, quindi fondotinta, eccetera, però avendo questa punta così credo che sia comodo da utilizzare agli angoli del naso, anche sotto le occhiaie. E in più l'ho pensato anche se non ho ora nessun tipo di prodotto del genere, ma terre per scolpire il viso in crema, perché avendo questa forma così e poi essendo piccolino dovrebbe scolpire bene e fare un buon contouring, però non ho per ora intenzione di comprarmi nessun tipo di terra per il contouring e quindi lo utilizzerò per il fondotinta quando mi andrà di utilizzare un pennello per applicare. Ancora pennelli, ancora seta blu, ho preso il pennello piccolino da labbra perché quello che ho ormai è andato. Per poterlo utilizzare ancora l'ho tagliuzzato, ma è poco preciso, non riesco bene a applicare i rossetti. Questo è molto piccolo, allora è piccolissimo, lo metto a confronto del mio che è più facile. Eccolo qua. Ah, le setole sono un pochino appiattite. No, è stato tagliato male, non ci avevo fatto caso. Guardate. Vabbè. Però credo che
ha abbastanza resistenza per essere un pennello da labbra. Ora ovviamente li laverò e poi li inizierò a utilizzare. Ho altri pennelli, sì, della seta blu e mi trovo molto bene, quindi io li ho comprati a tutto 50 centesimi. Se capitate, non buttateci un occhio perché ci sono diversi pennelli che non sono malaccio. Poi un cerchietto bianco l'ho comprato non tanto per metterlo così perché credo che sia terrificante, ma io ho una fascia che comprai da G-Cube con le trecce. La fascia ormai si è un pochino mollami, si è un pochino allargata, quindi vorrei incollare le trecce sul cerchietto e quindi trasformarlo in un cerchietto con le trecce. Io adoro tantissimo i cerchietti, poi quello con le trecce ancora di più mi ricordano Xina. Poi rossetto della come ti chiami, Diego della Palma, il numero rossetto 1 naturale, è un nude praticamente, però caldo. Per ora lo metterò da parte perché un nude caldo ce l'ho e lo sto già utilizzando. Un gloss della Free Age, anzi è un rossetto in crema, lip cream, numero 03. Anche questo lo metto da parte perché ho qualcosa di similare, quindi appena finisce utilizzerò questo. Poi, i miei suoceri sono stati nelle Torino e dintorni e mi hanno portato questo portachiave con il mio nome, è troppo carino. È stato intagliato, questo è legno, ora lo metterò vicino alle chiavi di casa. È carino, ogni volta che vanno fuori mi portano qualcosa di carino. Poi mamma mi ha comprato della Debora. Un kit Nail Space. Allora, c'è un indurente istantaneo per unghie molto molli e uno scrub per cuticola e l'estratto di fragola. Ci sono due prodottini. Proveremo. Quando sono stata ad Amsterdam a dicembre mi sono fatta un regalino, ovviamente un paio di orecchini. Che lo diciamo a fare? Vedere uno alla volta, uno solo, tanto sono uguali, però erano anche in offerta, non li potevo lasciare là, sono troppo carini. Allora è fatto così, fermati, grazie. È in argento, qua c'ha una palla con i disegni blu tipici di quelle zone e sotto c'è una rosa con un glitterazzo, cristallino, non so come chiamarlo, viola. Sarà molto carino, non vedo l'ora di... c'ho quest'altro, perché il bianco ti dà luce, però c'è anche la pietrina viola, quindi lo puoi mettere anche con viola, poi i disegni sono in blu. C'è diverso modo di spaziare con questo paio di orecchini. Poi, prima gli acquisti e poi i regali d'estate. Sono stata da Wycon e mi sta finendo la matita color carne al modico prezzo di 2,90 euro, quindi 3 euro. Ho preso una matita per le labbra, matita labbra 01 rosa. Credo che sia la linea base. È un colore più o meno molto, ora c'è lucida labbra, però è abbastanza similare al mio colore di labbra. Quella che ho della Rocher è così piccina, quindi ormai quasi sta per finire, quindi appena finisce metterò in uso questa. Non ho mai provato prodotti per le labbra della Wycon, ho provato come si chiama? Smalto? E credo niente più, non mi ricordo. Poi ho ancora acquisti da Coin. C'è
cioè la Colina a Salerno sta chiudendo e c'erano i prodotti della Essence al 30% di sconto e ho comprato alcune cose. Allora, vabbè, ho comprato il pennello kabuki che metterò da parte, l'ho preso perché non si sa mai, visto che erano al 30%, già la Essence, vabbè, costa poco che costa poco, però ho pensato, sì, me lo tengo, se qualcosa lo conservo, quando mi serve lo tengo a disposizione. Quindi ho preso questo e allo stesso principio ho preso il pennello da ombretto. Io non utilizzo, lo sapete, pennelli per applicare l'ombretto, ma un pennello del genere io lo utilizzo per applicare l'illuminante, comunque l'highlighting sotto le sopracciglia, perché lascia, illumina ma senza esagerare. E poi ho preso anche la lima se faccia, che mi sta per finire quella che ho. Credo che sia una delle lime migliori, perché con i 6 passaggi è fatto la manicure senza alcun tipo di problema. Poi, scusate il casino, ok, ci sono. Regalo della cognatina, doppio regalo. Questa è una palette, non so come si dica, della Yves Rocher, non mi voglio accecare. È carina, anche se è plastica, però è carina. Non lascia improntine, bella, mi piace. Allora, si chiama... ma in italiano? Non c'è in italiano. Comunque la colorazione è la 04 Blue Eclité. Ci sono 4 colori all'interno. Ah, c'è il foglietto illustrativo che lo voglio spostare. Allora, dentro ci sono, non voglio cercare, un bello specchio. 2 applicatori, da una parte a punta tonda e dall'altra a punta sottile, per andare a fare il lavoro di precisione al di sotto dell'occhio. E i colori sono questi. Non so quanto si riesca a vedere. Comunque sono colori grigi bluastri. Questo sembra, almeno io lo vedo abbastanza blu, come questo è abbastanza celeste, però hanno un sottotono molto freddo, quindi hanno molto sul grigio. Idem questo blu profondo, è comunque grigiastro, e poi c'è un bianco sempre tendente al grigio, però è carina. Alcuni colori sono opachi, tipo il blu grigio scuro. Questi due intermedi, questo e questo, sono credo satinati, non c'ho ancora bucciato il dito dentro, e il bianco grigio chiarissimo è, a vederlo, super scimmeroso. È stato un regalo molto gradito. Poi c'è anche il disegnino su come fare lo smoky, dove mettere i vari colori. Io e questa R oggi non andiamo per niente d'accord. Comunque è molto carina. E in questa bella trousse viola melanzana con rilino doratino, che è tanto carina, ma secondo me non è molto capita, perché vende quella l'anno scorso. Comunque all'interno c'è una crema mani al blackberry, quindi alle more, sì, a profumo di frutti neri, sono le more, frutti neri, blackberry, miscela, si innamora. Comunque credo che sia la travel size da 30 ml. Poi una confezione di applicatorini spugnosi solo da un lato, che servono sempre, specialmente per una come me che utilizza queste cose per truccarsi. Poi cosa sei? Un balsamo all'argan nutriente per il trattamento quotidiano per il corpo, da 30 ml pure tu? Sì, comodissimi. Poi una provina di, in italiano, crema doccia alla pera caramellata, dovrà essere super zuccheroso, ma devo smettere. Queste sono le palline che si possono buttare. Poi 3 smaltini piccolini, un colore più bello dell'altro. C'è il doratino che si chiama Or, lo 03, molto bello. È un doratino che dà sul verde.
Poi c'è questo che è violin 43, sono quei lapicini, molto bello. E questo un po' più fucsia, ametista, il numero 13, molto bello anche questo. Mia cognatina mi fa sempre regali bellissimi, proprio quello dell'anno scorso era molto bello, c'erano due smalti, quella grande o tre, no, due, perché uno me lo comprai io. E poi, sempre prodotti per le mani, crema per le mani, molto belli. Poi una ragazza che da poco abbiamo iniziato a frequentare mi ha fatto un regalo e me l'ha fatto lei. L'ha fatto, cioè l'ha costruito lei, diciamo così. Oddio. Mi è dispiaciuta ancora non mettere questo paio di orecchini, perché ho detto cos'è, perché volevo farveli vedere prima di indossarli. Sono lunghi, ma molto carini. Sono rigidi, non molli. Hanno una pietra viola sotto e una trasparente, però ha del colore, e altre perline. Sono super carini. Ma mi piacciono tantissimo. Non vedo l'ora di indossarli. Mi sa che una di queste sere me le piazzo all'orecchio. Poi è super carina sta ragazza, perché avevo detto che mi si era rotta la monachella di un orecchino al quale tenevo moltissimo. E così, ma chiacchierando, quando mi ha portato questi orecchini di regalo, mi ha portato anche un paio di monachelle che ho potuto sostituire e riparare, tra virgolette, l'orecchino al quale ci tenevo. Poi la mia amica Sara da Idea Bellezza mi ha preso, quanto adoro queste scatoline e bustine di Idea Bellezza, un prodotto della G-Cube, sa che io ne vado pazza, è lo Shine Spray, spray extra brillantezza, esalta il colore e valorizza lucentezza dei capelli, la formula con filtri UV, ha una durata d'azione protettiva per il colore, va a vaporizzare in modo uniforme sui capelli asciutti, ha una distanza di 20 cm, non riesce a sciacquare, quindi è uno spray post asciugatura, secondo me è anche ottimo da utilizzare dopo, so, il giorno dopo aver fatto lo shampoo, per aiutare a proteggere il capello, specialmente se si esce di giorno, cioè comunque i filtri, anche se non è estate, vedendo che c'è la busta dentro ancora, anche se non è estate, comunque i filtri del sole vanno a rovinare i capelli, io comunque ho colpi di sole, meglio proteggerli, questi poveri bischiolini. Ok, abbiamo finito. Ah, vi devo dire un'altra cosa, ho saltato il video dei prodotti finiti di dicembre 2014 perché avevo giusto 4 cose, ora praticamente ho riempito la bustina, quindi appena finisce il mese, oggi quanto ne abbiamo? 27, quindi che è successo? Che ho combinato? La settimana prossima, quindi, ci sarà il video dei prodotti finiti. In più spero di riuscire a caricare qualche video tag, perché in questo periodo ne ho visti alcuni molto molto carini, molto molto carini. Però non lo so, perché a volte rispondere a delle domande, tu mentre lo stai facendo il video, tra virgolette, non ci pensi che poi quelle risposte date a volte anche di impulso, dopo verranno viste, nel mio caso da 20 persone se mi va bene, in altri casi vabbè da diverse centinaia di persone. Quindi fare un video tag a volte è un attimo, ci si deve pensare un attimo. Quando fai una recensione o fai vedere un prodotto, non esponi la tua vita privata. In un video tag, alcuni che vorrei fare, tipo c'era, dove li ho messi? Ho voglia di chiacchierare stasera. Stavo pensando, vabbè, il tag della buonanotte si può fare. Qual era? Confessione di una maniaca di scarpe, sono indecisa. Intervista da youtuber, non lo so. Italian tag mi piace. No, credo che alcuni veramente li farò. È il too much information che non voglio dire che mi terrorizza, però è da rifletterci un attimo.
Dopo 20 minuti che sto parlando mi si è seccata la gola, quindi vado a bere. Vi mando un grosso bacio e spero di vedersi, che ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Mi sa che ho detto la stessa cosa. Calma. Ciao ragazze e ciao ragazzi. In gamba.